napolitano che nel dibattito parlamentare del 78, quando si dovette votare per l'adesione dell'Italia al sistema monetario europeo che era mirato a fissare i cambi, lui che parlò per il Partito Comunista in Parlamento, disse, annunciando il voto contrario, una cosa molto banale: se noi fissiamo i cambi, gli squilibri fra i diversi paesi devono essere corretti col salario. Perché se due paesi variano in competitività, e supponiamo il caso della Grecia nei confronti della Germania, nel momento stesso è evidente che la Germania è più competitiva della Grecia, né qualsiasi tipo di riforma, per brillante che sia, potrebbe mai portare velocemente la Grecia in parallelo con la Germania. Se noi queste due aree così disomogenee diamo la stessa moneta, per ottenere la competitività otteniamo soltanto una possibilità, non includendo il trasferimento diretto di denari, che sappiamo benissimo che la Germania non ci sente più di tanto. La possibilità per sanare questo equilibrio altro non è che la svalutazione dei salari. E la svalutazione dei salari si ottiene con il terrore. Perché nessuno dice: oh, come sono contento di far sì che il mio stipendio di 1000 euro diventa 500, con la prospettiva che diventi 300. Perché la correzione deve essere continua. Quindi non è che dice diventa 500 adesso per poi puntare a 1000. No, diventa 500 con la possibilità che diventi 300. La decrescita nel mondo, la società basata sulla decrescita costante, sulla oppressione del salario e sul terrore derivante dalla disoccupazione, le cose non stanno in piedi. Perché altrimenti? Perché la gente scappa, perché la gente a un certo punto, se pensa che domani sarà peggio di oggi, non spende. E il risultato è l'implosione che noi abbiamo visto sulla Grecia e che è tutto sommato la radice, il seme di quello che, nonostante la nostra forza e la resistenza molto superiore che abbiamo proprio come Stato alle situazioni di avversità, stiamo cominciando, ahimè, a provare anche sulla nostra pelle. Per cui, dato che la situazione, il framework, questa è una semplicità clamorosa, non è solo una teoria economica astrusa perché il virgola, no, è così, cioè i bilanciamenti economici si devono sfogare da una parte o dall'altra. Non c'è possibilità. E quindi il fatto che ci sia una persona come Loretta Napoleoni che, con delle immagini che sono anche crude, però d'altra parte, se bisogna svegliare le coscienze bisogna metterli di fronte anche alla realtà, è inutile usare troppo le nuvolette. Io mi sono rifugiato nel mio libro che si chiama Investire nell'arte, guarda per il futuro, no? Perché in ogni caso potrà essere in ogni caso uno strumento molto utile per un paese come il nostro, che ha tante possibilità. Però il fatto che noi dobbiamo migliorare, che noi dobbiamo evitare tanti sprechi, dobbiamo evitare tante schifezze che abbiamo fatto, no? Cose di questo tipo, che è naturale, bisogna rimboccarsi le maniche, la moneta non salva nulla se non c'è anche la buona volontà, ma è requisito indispensabile, perché non possiamo pensare di rimboccarci le maniche ma di uccidere poi dopo, con disoccupazione e terrore, una società così come è successo in Grecia e come sta succedendo. Per cui il fatto che in questo libro vengano descritte in maniera cruda le cose come stanno, e ma si dà anche poi dopo però la via d'uscita, perché non è solo denuncia ma è anche proposta, ne fa sì che è un libro che dal mio punto di vista vale la pena di essere letto. Per cui adesso abbiamo la fortuna di avere qui l'autrice, poi dopo possiamo fare tutte le domande, tutti i dibattiti che vogliamo, però direi che la cosa che possiamo chiedergli, penso interpretando anche il vostro pensiero, è a che punto siamo della cottura, diciamo così, e soprattutto che cos'è che la gente non vede, che tu invece hai voluto con una lente mettere sotto l'occhio del lettore. Grazie. Dunque, io ho scritto questo libro perché veramente volevo raccontare
nei particolari, perché i particolari sono importanti, come noi siamo finiti, dove siamo finiti. Allora, l'ho fatto perché secondo me noi non siamo in grado di prendere nessuna decisione se non abbiamo la consapevolezza di quello che sta succedendo, e per avere la consapevolezza bisogna sapere quello che sta succedendo. Allora, fino adesso ci hanno proiettato un'immagine che purtroppo è completamente falsa. Non è vero che l'euro ci ha fatto stare meglio, in realtà noi siamo peggio. Non lo vogliamo ammettere, perché ammettere questa realtà vuol dire ammettere di aver creduto alle favole per un lungo periodo di tempo. Però nel momento in cui noi lo ammettiamo, possiamo ricominciare, possiamo praticamente iniziare a trovare le soluzioni del problema, perché le soluzioni del problema ci sono. Allora, perché questo euro non funziona? Perché c'è un vizio di forma nell'euro. L'euro doveva essere un punto di arrivo di un processo di convergenza che partiva da un'unione commerciale, passava per un'unione economica, progrediva verso un'unione fiscale e finalmente arrivava all'unione monetaria. Questo non è successo, nonostante il fatto che i padri fondatori dell'Unione Europea avevano in mente questo tipo di tragitto, molto molto lungo, però questo era il tragitto tracciato. Non è successo per una serie di motivi politici, e io credo che il più importante sia proprio la caduta del muro di Berlino. Io qui infatti racconto come con la caduta del muro di Berlino improvvisamente si è accelerato questo processo, che chiaramente era già in moto, infatti come ha detto Claudio già dal 72, si è accelerato questo processo per cercare di legare la Germania a doppio filo al destino dell'Europa, in particolare alla Francia e alla Gran Bretagna. La decisione fu presa dalla signora Thatcher e da Mitterrand per evitare che Helmut Kohl riunificasse la Germania con una moneta indipendente, per paura che la Germania diventasse il potere economico più grande d'Europa. In realtà l'euro ha facilitato questo processo. Allora, è colpa della Germania? Assolutamente no, non è neanche colpa di Mitterrand o della signora Thatcher, è proprio colpa di un errore, di una miopia politica che purtroppo noi troviamo un po' dappertutto in Europa. Allora, avendo creato questa organizzazione monetaria, la Germania giustamente ha sfruttato la situazione di vantaggio. Qual è la situazione di vantaggio? La situazione di vantaggio è il fatto che improvvisamente sono bloccati i tassi di cambio, il che vuol dire che non avendo più la svalutazione, non abbiamo anche avuto la rivalutazione. Voi adesso immaginate il costo di una BMW e il costo di una Panda. In passato tutti si volevano comprare la BMW, ma pochi se la potevano permettere, perché chiaramente il tasso di cambio remava contro. Nel senso, si apprezzava il marco tedesco e si svalutava la lira, e quindi diventava sempre più costoso acquistare una BMW, e quindi alla fine uno si comprava la Panda. Ma nel momento in cui io blocco quel processo, è chiaro che la BMW diventa incredibilmente più competitiva nel tempo nei confronti del mio prodotto. Ed è quello che è successo un po' in tutta la periferia. L'industria manifatturiera greca, nel 1981, quando la Grecia è entrata nell'Unione Europea, contribuiva per il 35% al PIL. Nel 2010, quando è scoppiata la crisi del debito sovrano a causa della Grecia, l'industria manifatturiera greca non esisteva più, era stata completamente spazzata via dalla concorrenza spietata che proveniva appunto dai paesi del nord, in particolare dalla Germania. Interessantissimo anche la composizione del PIL greco, che nel 2010 era per il 75% consumo, e lì c'è anche il turismo sicuramente, e aiuti finanziari e economici provenienti dall'Europa Unita. Allora, com'è possibile che un paese si regga con questo tipo di economia? Ma guardate che lo stesso discorso vale anche per noi. Allora, noi abbiamo perso competitività, l'euro ha portato a un progressivo impoverimento della nostra economia, non soltanto del nostro portafoglio, per questo è fondamentale. La crisi del 2010 è semplicemente un sintomo di una malattia che è iniziata almeno 15 anni prima. Adesso ci si dice
non vi preoccupate, guardate lo spread, perché lo spread è fondamentale. Allora, lo spread è un indicatore finanziario, non è un indicatore economico. Se noi vogliamo guardare gli indicatori economici, noi oggi siamo peggio di 13 mesi fa, ma molto peggio. Siamo in contrazione del PIL del 2,6%. Quello che ci dice lo spread è che, nonostante questa contrazione economica, continuano a prestarci soldi. Quindi lo Stato può continuare ad indebitarsi per pagare gli interessi su un debito già esistente ad un tasso accessibile, un tasso che non crea una condizione di crisi sui mercati finanziari, cioè di crisi di fiducia. Allora, quanto possiamo andare avanti? Prima della prossima crisi? Un anno? Un anno e mezzo? Due anni? Ma poi lì torneremo. Il rapporto PIL-debito oggi è al 126%, 12 mesi fa era al 120%. Quindi che cosa abbiamo fatto in un anno? Eppure i sacrifici li avete fatti, avete pagato l'IMU, avete avuto aumento delle tasse, molti hanno perso il lavoro, molti hanno visto una riduzione del proprio salario, la storia è lunga. Adesso, anche se ipoteticamente noi riuscissimo ad abbattere quel debito, che è impossibile, comunque ipoteticamente noi abbattiamo quel debito sotto il 100%, arriviamo all'80% per quelli che c'ha la Germania, questo non ci restituisce la competitività che noi continuiamo a perdere, perché abbiamo la stessa moneta di un gigante economico. La Germania è il secondo esportatore al mondo dopo la Cina, esporta più degli Stati Uniti. Ed esporta più degli Stati Uniti perché è un paese dove esiste una alleanza strategica tra il mondo accademico, i sindacati, l'equivalente nostra Confindustria ed il governo. Hanno creato un sistema che è un sistema che funziona perfettamente. Lo hanno creato anche grazie a quella distorsione monetaria che gli ha regalato, cioè, che gli abbiamo regalato noi con l'euro. Però pensare che noi senza debito o con un debito più basso riusciamo ad esportare o riusciamo ad invadere mercati che sono controllati adesso dal gigante economico della Germania, ma è assurdo. Allora, qual è la soluzione? Come ha detto giustamente Claudio, abbattiamo il costo del lavoro, perché non c'è altra via. Il costo del capitale è più alto qui da noi che in Germania. Tasso di interesse, tasso di cambio è bloccato, insomma l'economia non è la medicina, però qualche regoletta fissa ce l'ha. Rimane il terzo, il costo del lavoro, e quindi il costo del lavoro deve scendere, ma deve scendere drasticamente. Noi dobbiamo diventare la Cina dell'Europa, noi, nel senso la periferia. Però c'è un problema. Allora, questo è il processo di deflazione interna, io non posso svalutare e quindi abbatto il costo del lavoro, abbatto anche i consumi, abbatto anche il costo della vita. Ma questo non può succedere se io ho la stessa moneta di un'economia che invece non è in contrazione economica, anzi cresce al 3%. Allora, se noi andiamo in Grecia, e di nuovo io torno a ripetere che noi siamo molto simili alla Grecia, se noi andiamo in Grecia, facciamo una comparazione. Io l'anno scorso a gennaio sono andata in Grecia, ho fatto tutta una ricerca, ho fatto delle comparazioni economiche. Alla fine è risultato che, nonostante il fatto che il salario medio in Grecia a gennaio dell'anno scorso era intorno ai 600 euro, il costo della vita era per alcuni aspetti più alto che in Germania. Per esempio, gli affitti ad Atene erano più alti che a Berlino. Allora, voi capite che la deflazione interna, se io non riesco ad abbattere anche il costo della vita, che cosa produce? L'impoverimento. Cioè, non c'è alternativa. Allora, queste sono cose che chiaramente non ci vengono dette dalla nostra classe politica, perché la nostra classe politica è tutta quanta schierata a favore dell'euro. Questo, secondo me, è un esempio tipico, io ne parlo a lungo nel libro, della colonizzazione. Noi, il famoso UDE, il partito unico dell'euro. Il partito unico dell'euro. È quello che tutti noi voteremo. Sì, è così.
Allora, quasi tutti, cioè nel senso, sì. Io sono tendenzialmente di destra, no? di base, ho cercato in tutte le maniere di trovare qualcosa dalle mie parti. Io sono di sinistra, eccoci qua. Però siamo qua, così come sono qua con altri economisti di altra impostazione, per un motivo molto semplice, che la destra e la sinistra in questo momento sono un problema del tutto secondario, è il colore della cabina di una nave che sta affondando. Per cui avremo tutto il tempo dopo di vederci se bisogna tutelare più il capitale o più il lavoro, così così. In questo momento c'è solo attacco al lavoro e chiunque, anche di destra, se ne rallegrasse sarebbe uno stupido, perché affonda insieme con quella parte di tesoretto che cerca di trattenersi, no? Cioè, molto scemo uno che dice: ah, bene, ma io mi proteggo il mio lingotto mentre dall'altra parte stanno frustando i rematori, no? E quindi io sono ben contento quando la nave affonda, perché poi dopo col tuo lingotto cadi più velocemente. Per cui il fatto che non ci sia al momento una forza politica che in modo, quantomeno fra le grandi, che in modo esplicito metta al centro dell'agenda questi problemi, è grave, e da qui ci ha originato la definizione del PUDE, vale a dire il Partito Unico dell'Europa. Sì, in tutta Europa da lungo tempo c'è un dibattito acceso tra economisti ed anche politici sull'euro, sull'unione monetaria, su come questa unione monetaria si deve ristrutturare, su come si deve evolvere. In Italia non c'è dibattito. Assolutamente nulla, e nulla. Allora, questo secondo me è un segno di quella che io ho descritto la colonizzazione avvenuta proprio attraverso questa moneta unica. Allora, il capitalismo occidentale per 300 anni appoggiato su due pilastri. La guerra, quando c'erano crisi di questo tipo, crisi monetarie irrisolvibili, finivano tutte con un conflitto armato. Il conflitto armato azzerava il debito e si ricominciava da capo. Chiaramente questo non è più possibile, fortunatamente, almeno una cosa buona l'abbiamo fatta. L'altro pilastro era la colonizzazione. Un paese come l'Inghilterra, che aveva come risorsa solamente il carbone, è diventato il centro del capitalismo mondiale nel XVIII e XIX secolo grazie alla colonizzazione. Aveva accesso a risorse che praticamente non erano sue, ma che erano sue di fatto attraverso la sottomissione di queste regioni del mondo ed anche di queste nazioni. Allora, che cosa è successo? È successo che il processo di colonizzazione si è bloccato non con la decolonizzazione post-bellica, ma con la globalizzazione. Con la globalizzazione questi paesi finalmente si sono riappropriati delle loro risorse, le gestiscono e ce le vendono a caro prezzo. Quindi il capitalismo, per poter continuare a sopravvivere, ha finito per colonizzare se stesso, ed è l'esempio della Germania e dei paesi del nord Europa, quindi il grande capitalismo del nord Europa nei confronti dei paesi della periferia. Noi siamo diventati una periferia in termini di sbocco di mercati, non solamente a livello commerciale, e quindi la storia della BMW nei confronti della Panda, ma anche a livello finanziario. Perché è chiaro che nel momento in cui io introduco la stessa moneta, le grandi banche tedesche, le grandi banche francesi possono muovere i loro succursali, aprire in Italia, in Grecia e nel resto dei paesi della periferia e aggressivamente vendere il credito e vendere, perché insomma questo fanno le banche, perché non hanno più il rischio di cambio, non c'è più il rischio che la lira si svaluti nei confronti del marco tedesco. Ecco quindi che la teoria economica nuovamente ha ragione. La teoria economica cosa dice? Dice: se due nazioni con economie diverse decidono di condividere la stessa moneta, la nazione ricca diventerà creditore netto della nazione povera. Ed è esattamente quello che è successo. E noi ci siamo indebitati. E che succedeva nel modello classico della colonizzazione? Esattamente questo.
Le colonie venivano mantenute soggiogate finanziariamente attraverso l'indebitamento e le risorse venivano sfruttate dal colonizzatore. Allora, io questo lo descrivo come cannibalizzazione, diciamo, perché siamo tutti nella stessa, siamo tutti nell'Europa unita. Allora, qual è la soluzione? Una soluzione ci sarebbe, la soluzione chiaramente sarebbe uscire da questa costruzione monetaria. Uscire da soli è difficile, non è impossibile, tutto è possibile. La Grecia praticamente alla fine di questa avventura pagherà sì e no il 5% del debito, gli hanno abbonato quasi tutto, però gli hanno abbonato in situazioni di emergenza costante, gli hanno abbonato con una punizione incredibile in termini economici, perché noi dobbiamo subire lo stesso trattamento. Questo è un debito che non potrà mai essere ripagato, questo lo sanno tutti, lo sa la Merkel come lo sanno i mercati. Sono 2.000 miliardi di euro, per ripagare 2.000 miliardi di euro noi dovremmo crescere al 10%, fatevi i calcoli. La Cina cresce tra il 7 e l'8%, quindi noi questo debito non lo ripagheremo mai, ce lo trascineremo in eterno, come ce lo siamo trascinati in eterno anche in passato, nel senso, queste sono storie che sono già successe. Allora, non avendo più il conflitto armato davanti a noi, dovremo trovare un'altra soluzione. La soluzione che si sta prospettando per la Grecia è quella della cancellazione progressiva del debito in sordina, perché quello che è successo alla fine del 2012, quando la Banca Centrale Europea ha rimesso ai greci 5 miliardi, per esempio, di euro che aveva guadagnato sul debito greco che si teneva in portafoglio, cosa che 6 mesi fa aveva detto non lo faremo mai perché, per carità, questo sarebbe un default, eccetera eccetera, avviene per il semplice motivo che oramai è chiaro che il debito va azzerato, però non viene pubblicizzato perché ci sono le elezioni in Germania. Quindi se l'elettorato tedesco intuisse che alla fine nessuno di questi paesi pagherà mai questo debito, la Merkel avrebbe un problema. Ecco, quindi, però quello che io sto dicendo è che sicuramente se queste cose le so io, le sa Claudio e le sa il mercato, ma sicuramente le sapranno anche i nostri politici. Allora, perché non avviare delle negoziazioni? Perché non tentare una rinegoziazione del debito, sicuramente della parte del debito ancora detenuta dalle banche straniere, che sarà intorno al 45%? Perché non proporre la creazione del famoso euro a due velocità, se proprio non si vuole tornare alla propria moneta? Cosa che venne proposta negli anni 90, ma che venne così neanche discussa. Venne snobbata da tutti perché, ma che scherziamo, noi gli italiani, con una moneta più debole di quella della Germania? Ma guardate che assurdo, questa è la mentalità tipica, psicologica della colonia. Noi vogliamo una moneta forte. I giapponesi sono 3 mesi che fanno festa perché lo yen finalmente sta scendendo. Noi abbiamo perso, il Giappone ha perso lo yen 22 punti percentuali nei confronti dell'euro, sono tutti in festa, 22 punti percentuali. Quindi, nonostante il fatto che noi siamo a meno 2,6 di PIL, la nostra moneta si è apprezzata 12% nei confronti del dollaro da luglio, 22% nei confronti dello yen da novembre. Ma dove andiamo? Dove andiamo? È assurdo. Se uno dovesse guardare quelle cose, dovrebbe pensare che la nostra economia è floridissima, che la gente si sta strappando le mani i nostri prodotti. Invece no, si sta strappando dalle mani i prodotti tedeschi. E noi, in questo momento, voglio farvi un minimo di viaggio nei numeri, ma cercando di non essere noioso. Il nostro debito pubblico è ricchezza privata, no? Cioè, cerchiamo di
andare oltre, no? Vale a dire, nel momento stesso in cui io Stato stampo un bot e nel momento stesso in cui io ho pensionato quel bot me lo compro, per me quel bot dove io ho preso la mia pensione sono soldi. Quindi non è che il debito pubblico, oddio, ci abbiamo il debito, no? Sì, ci abbiamo il debito e ci abbiamo la ricchezza. Dov'è che si squilibra la situazione? È quando invece di detenerlo noi, e allora diventa semplicemente un problema di distribuzione interna, no? di ricchezza, questo debito lo prendono gli altri. E allora a quel punto lì che cosa succede? Tu ti senti ricco perché continui a stampare debito, arrivano dei soldi dal cielo, ed è più o meno la sensazione che forse se ci ripensate un po', prima del 2007 forse avevamo. Dice, ma vengono fuori dal cielo questi soldi? Sì, stavano venendo fuori dal cielo. In maniera molto più grandinante venivano fuori dal cielo in Spagna, perché tutte queste banche, specialmente le banche straniere, che avevano questi surplus delle loro fabbriche che facevano degli utili e dei profitti pazzeschi, questi profitti depositati nelle loro casse venivano prestati. Niente di meglio di prestarli a un povero spagnolo che si voleva fare la casa, perché la casa non compete. Quindi se lo spagnolo si fosse fatto una fabbrica di trapani, magari il tedesco ci poteva pensare su, ma si faceva una casa, perfetto, gli vendo la mia, gli mando giù la mia ruspa, gli mando giù il mio frigorifero da mettere in casa, gli mando giù il mio televisore da mettere dentro, i miei profitti continuano a salire, e lui si indebita. E i soldi tornano indietro. E i soldi tornano indietro in un circolo precisissimo, però questo circolo lascia da una parte i crediti, dall'altra parte i debiti internazionali, quindi non debito ricchezza come è il caso invece del debito pubblico detenuto internamente. E infatti, guarda caso, un'altra delle balle clamorose che vi dicono è quella che la crisi è un problema di debito pubblico. Non è vero. La crisi è un problema di debito privato, vale a dire soldi presi a prestito dalla gente che non ha colpa. Se gli dai credito e la gente lo prende, la colpa è di quello che lo fa il credito, se lo sta dando in modo assolutamente scriteriato. Se io prendo uno che sono convinto che non avrà futuro, no? E così via, e gli faccio poi dopo un mutuo per il 120% di un valore immobiliare gonfiato, sto sbagliando io, quello lo prende. Certo, glielo stai dando, cos'è? Devi anche colpevolizzarlo perché gli stai offrendo qualcosa e questo lo prende, ma non mi pare proprio. Il meccanismo è quello dei subprime, no? Alla fine sempre di debito privato gonfiato stiamo parlando. Però cosa succede? Succede che quando ti sei accorto che hai fatto il passo più lungo della gamba, allora a quel punto, se tu sei forte, mandi gli esattori. E gli esattori hanno dei metodi spicci. Il nostro esattore sapete come si chiama. Ed è assolutamente evidente che c'è stato mandato per quello. Vai lì e riscuoti. Ma il problema però, che la cosa che mi fa specie, è che la riscossione viene per crediti non nostri. Perché se io partecipo con i soldi della mia IMU ai fondi salva stati, e quindi, e guardate che così è. Sì, così. 20 miliardi di euro, 4 sono andate a Montepaschi, lo sappiamo, 24 è l'IMU, no? 4 Montepaschi, ok, 20, però almeno è roba nostra, insomma, ce l'ha, cioè, io sinceramente, che li voglia vedere in galera se hanno fatto quella mega cresta, e sono io il primo, sul fatto di salvaguardare una banca che almeno è nostra, non mi scandalizzo. Dall'altra parte però ci sono 20 miliardi, che sono il resto dell'IMU, che tanto sono entrati nel bilancio dello Stato, perché come giustamente vi diceva la lettera Napoleone, ma com'è possibile che noi abbiamo pagato tutti questi soldi e il debito PIL è salito? Non avevo mica detto che risanavano i conti, perché da 120 sono andati a 126%, no, col debito PIL? Certo, perché di quei soldi non è entrata nelle casse dello Stato un centesimo, perché tanto sono entrati e tanto sono usciti per andare nei fondi salvastati. I fondi salvastati servono per pagare, per mantenere la Grecia, per mantenere l'Irlanda, per mantenere il Portogallo, con quali loro ripagano i loro debiti.
ma i creditori di questi debiti non eravamo noi, era la Germania. Quindi IMU italiana, fondo salva stati, debitore greco, creditore francese o tedesco o olandese. E in certi casi neanche basta, perché non ve lo dicono, ma venerdì scorso l'Olanda, paese più brillante dell'Unione Europea, ha nazionalizzato la quarta banca olandese, perché aveva prestato troppi soldi, specialmente sull'immobiliare spagnolo, guarda caso, e non bastava, ha dovuto nazionalizzarla, e per nazionalizzarla hanno sequestrato le obbligazioni detenute in giro per l'Europa, fra cui una marea di risparmiatori italiani. Quindi io, risparmiatore italiano, ho comprato delle obbligazioni di una banca olandese, quindi non è che sto dicendo sono imprudente, è arrivato il ministro delle finanze olandese e le ha espropriate. Tu avevi 100.000 euro il venerdì pomeriggio, questi 100.000 euro non ci sono più, e adesso noi stiamo facendo una causa per andare a cercare di riprendere. Ma funziona così: con il debito privato stanno cercando di controllare e immiserire l'Europa periferica. Basta che lo sappiamo e noi siamo a posto. Sì, infatti basta che lo sappiamo, ecco il problema della consapevolezza. Secondo me, infatti il titolo, Democrazia vendesi, la mancata consapevolezza, la mancata informazione ha fatto sì che in questa emergenza diventata normalità, perché noi praticamente siamo in emergenza da 3 anni, se non da 5, individui non eletti, istituzioni non elette da noi, hanno preso delle decisioni scavalcando i parlamenti, scavalcando i cittadini, perché siamo in emergenza. E questo, io racconto, è successo anche nel famoso Annus Horribilis del 1992 in Italia, quando l'Italia è dovuta uscire dallo SME sotto pressione di grande speculazione da parte di George Soros, e la risposta del nostro governo è stata: svendiamo il patrimonio nazionale, siamo in emergenza e lo svendiamo scavalcando tutti i paletti giuridici frapposti a un tipo di azione di questo tipo. Il 92 è un anno secondo me fondamentale, perché nel 92 noi abbiamo visto il fallimento delle prove generali dell'euro, fallimento che all'Italia è costato tantissimo, fallimento che non solo ha coinvolto l'Italia ma anche la Gran Bretagna, perché le due monete che erano sotto pressione e che sono dovute uscire dallo SME e che quindi hanno spaccato questo sistema sono state la sterlina e la lira. E qui il comportamento degli inglesi e degli italiani è significativo. Che cosa ha fatto la Gran Bretagna? La Gran Bretagna ha cacciato la signora Thatcher, che era a favore dell'euro, hanno sostituito la Thatcher con John Major, stesso partito, sono andati a Maastricht e hanno negoziato la clausola di non adesione. Hanno detto: noi in questa avventura non ci veniamo, perché non funziona. Che cosa hanno fatto gli italiani? Hanno svalutato la lira, hanno svenduto il patrimonio nazionale, sono andati a Maastricht in ginocchio e hanno detto: noi facciamo di tutto per entrare, ecco un po' di soldi che abbiamo racimolato nel nostro paese. Ma vi rendete conto della differenza, la mentalità della colonia e la mentalità del colonizzatore? Gli inglesi non hanno problemi a dire di no quando questo tipo di sistema non funziona per la loro economia. Noi invece siamo costantemente nella posizione di deferenza nei confronti dell'Europa. Allora, perché? Io me lo sono chiesto questo interrogativo, ma perché ci siamo comportati in questo modo? E secondo me il 92 è stato un anno fondamentale, perché l'anno di transizione tra la prima e la seconda repubblica, quella classe politica che si è voluta sostituire alla classe politica che ci ha guidato nella prima repubblica aveva bisogno di una legittimazione, e questa legittimazione è diventata l'europeismo,
L'Europa è diventata la fonte di legittimità di questa nuova classe politica, che poi si è rivelata ancora peggio di quella prima, tra l'altro. Gli inglesi non avevano bisogno di questo tipo di legittimazione, tant'è vero che hanno mantenuto lo stesso partito. La signora Thatcher è stata cacciata dal suo partito. Avvenimento quasi raro in Gran Bretagna. Quindi riflettiamo anche, secondo me, sulla nostra posizione proprio esistenziale, politica, di paese limitrofo, di periferia, che continua a guardare a questo nord come se fosse la nostra stella polare, quando in realtà noi siamo un paese mediterraneo e dovremmo guardare a sud, perché quando questo paese è stato grande è stato sempre quando ha guardato a sud, mai quando ha guardato a nord. Noi dovremmo tornare ad essere in ponte con una realtà che è una realtà nordafricana, medio orientale. Dovremmo guardare a quel futuro. Tra l'altro è da lì che verrà la ricchezza futura. L'Africa in questo secolo sarà il paese a maggior crescita demografica. Immaginate quanti mercati sono là. Infatti i cinesi sono almeno 10 anni che sono presenti. Noi ce l'abbiamo davanti a casa, eppure noi guardiamo solamente a Bruxelles. Allora, per concludere, qui alcune soluzioni ci sono, e sicuramente il primo passo è quello di uscire dall'euro, da questa costruzione così com'è. Però secondo me il vero messaggio è questo, che noi dobbiamo reinventarci, e per farlo noi dobbiamo trovare una classe politica che abbia un minimo di immaginazione. Non dico solamente onestà, ma anche immaginazione. Il mondo sta cambiando e cambia a una velocità incredibile. Noi siamo chiusi in questo paese che oramai è diventato quasi un piccolo villaggio, dove non c'è una vera informazione, dove non c'è un vero dibattito e dove ci sono pochissimi intellettuali che sono liberi, perché siamo tutti condizionati. Guardate che è una decadenza mentale che simile a quella che c'è in Grecia, perché io questo tipo di situazione l'ho visto solamente nei paesi della periferia, perché noi siamo stati colonizzati anche mentalmente. Allora cominciamo a uscirne acquistando la conoscenza e la consapevolezza della situazione, e poi sicuramente la soluzione la troviamo, perché la soluzione c'è. Adesso possiamo fare un po' di domande. Noi abbiamo stampato 2.000 miliardi di euro che sono finiti tutti nelle banche. Non è arrivato un euro all'economia reale. Questi soldi sono andati ad alimentare non solo l'acquisto del debito pubblico da parte delle banche europee, quindi un circolo vizioso, ma sono anche stati usati negli ultimi 2 mesi in quella che si chiama la grande rotazione, che chiaramente qui non è stata menzionata in Italia, immagino, che cosa hanno fatto le banche con tutta questa liquidità? Hanno ricominciato a comprare il debito della periferia, perché aveva un tasso di interesse più elevato del debito invece dei paesi, tipo appunto la Germania, più sicuri. Quindi è ricominciata la stessa storia. Nel frattempo noi abbiamo la disoccupazione giovanile nel sud al 50%. Quindi l'Inghilterra, se lo lasci dire, sta meglio. Se noi possiamo vedere cosa è successo il giorno in cui è stato approvato in Parlamento il Fiscal Compact, questa simpatica cosa che ci impegna per una cifruzza di 1.000 miliardi, no? Quindi non riusciamo neanche a contare quali sono. Ci approviamo un impegno internazionale contrattato per 1.000 miliardi. Lei sa dove voglio andare a parare, perché l'ho già detto, ma quel giorno lì la principale notizia sui giornali era che faceva caldo ed era il 21 luglio. Ora, se vi stanno dicendo nel momento stesso in cui noi stipuliamo un trattato da 1.000 miliardi che fa caldo ed è il 21 luglio, forse qualche sospetto vi dovrebbe venire sul fatto che non è opportuno che se ne parli di queste cose. Ora,
Io non ho mai creduto ai complottoni, però vi posso assicurare che quel giorno lì era un pochettino evidente la situazione, perché poi non è che non c'era nel titolone, il titolone fa caldo. Però se anche giri, poi dopo fa abbastanza caldo, fa caldino, ma non c'era neanche da nessuna parte, non c'era un articolo dedicato, l'unico cretino che ne parlò io, sui giornali quantomeno mainstream, e oltretutto perché ce lo ficcai dentro, vale a dire, mi era stato assegnato in quel momento, in quel giorno, un commento sulla pressione fiscale, e l'ho detto, guardate, la pressione fiscale in Italia è altissima, sappiate che c'è anche il fiscal compact, sotto fa caldo. Ma ragazzi, cioè, questa è la situazione, il servizio di Ballarò l'ho visto anch'io, avrei voluto rompergli il televisore con la scure, ma cosa posso fare? Io più di ripetere determinate cose quando vado in televisione, vedendomi anche il sorrisino di scherno ogni tanto del conduttore che dice ma questo è un po' strano, c'è poco da fare, lei più di fare un libro per spiegarlo, insomma... Cioè, il passaggio successivo è darsi fuoco tipo Bonzo, però poi dopo non vi parliamo più e loro sarebbero anche contenti. Cioè, posso dire, fa caldo se uno che ci si è dato fuoco. Comunque, secondo me, e per il fiscal compact, per esempio, loro l'hanno tutti approvato, però secondo me non hanno capito niente. Cioè, non lo sapevano quello che stavano facendo. Quindi, allora, non hanno neanche letto, quindi chi ha cambiato la nostra Costituzione l'ha fatto senza neanche sapere quello che faceva. Quindi immaginiamoci i giornalisti. Cioè, se non lo sanno... Poi il giornalismo... adesso non riferendosi ai presenti. Non è il mio principale. Però una cosa, allora io sono 30 anni, anzi sono quasi 32 anni che vivo all'estero, per cui non è che guardo la televisione italiana. Allora, una cosa che mi colpisce tantissimo ogni volta che vengo in Italia è che l'apertura dei giornali, c'è il giornalista che sta fuori al Parlamento e che intervista tutti quelli che escono, no? Dei vari partiti. Allora oggi lei cosa pensa? Io penso questo. Allora guardi, scusi, è una cosa incredibile, solo in Italia si fa. Allora uno c'ha sempre quei 5 minuti in cui tutti i leader dei vari schieramenti dicono quello che è successo. Quindi immaginiamoci se poi il giornalista, no, sapeva che cos'era il fiscal compact, perché se basa la sua conoscenza su quello che questi dicono quando escono, se questi non sanno nemmeno quello che hanno votato, siamo proprio nell'ignoranza più nera e abissale. Allora il fiscal compact ci costa 50 miliardi all'anno. 50 miliardi minimo. Allora, immaginiamo che noi abbiamo un disastro, un nuovo terremoto, qualsiasi cosa, siamo in una zona sismica. Noi non potremmo aiutare quella zona perché ci abbiamo il fiscal compact, perché non ci abbiamo i soldi. Guardate che è una cosa seria, è veramente serio. Il fiscal compact questo fa, non solo ci fa tagliare la sanità, ci fa tagliare la scuola e via dicendo, ma nell'eventualità in cui noi abbiamo una tragedia, ed è probabile che noi ce l'avremo perché sia una zona sismica, molto probabilmente non ci avremo i soldi per poter trovare, non so, le tende, le baracche, ricostruire, niente, perché ci abbiamo il fiscal compact. Questo hanno firmato e per cambiarlo bisogna fare un referendum abrogativo della Costituzione, perché sta in Costituzione. È assurdo, assurdo. È diversa, perché il Giappone è indebitato con se stesso. È quello che ha detto prima. Allora, se il debito è detenuto dalla popolazione, è la popolazione che presta a se stessa, perché lo Stato siamo noi. Quindi il Giappone è una cosa. Gli Stati Uniti è il paese che ha la riserva monetaria mondiale, quindi tecnicamente parlando gli Stati Uniti si possono indebitare contro lo stock di moneta in circolazione in tutto il mondo, perché è la riserva monetaria, il che significa che se uno calcola la percentuale con lo stock di dollari in circolazione in tutto il mondo, la proporzione del debito americano è molto più bassa di quella nostra. Il problema degli Stati Uniti è che gli Stati Uniti hanno un tetto, perché i padri fondatori hanno messo un tetto all'indebitamento e questo tetto viene spostato costantemente, perché chiaramente essendo il valore assoluto
Allora, ogni volta c'è bisogno della negoziazione da parte dei due partiti per aumentare questo tetto. Sì. Ecco perché c'è il fiscal cliff e tutte queste storie. Ma se questo tetto viene rimosso, e come sarà, perché adesso l'hanno fatto per 2 mesi, ma sicuramente verrà rimosso, se no non pagano i loro stipendi, figuriamoci, il problema del debito degli Stati Uniti non è lo stesso del debito nostro, è proprio tutta un'altra realtà, perché è il paese con la riserva monetaria, in più gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, terzo esportatore al mondo. 10.000 testate nucleari. Esatto, 10.000 testate nucleari. Vabbè, ma... Prova andare a discutere. Cioè, secondo me quello che volevo dire è che... E mi riaggancio anche a questo equivoco, che io l'ho ristresso ancora una volta, che non si pensi che noi usciamo dall'euro e magicamente tutto si sistema. Usciamo dall'euro e bisogna lavorare per essere competitivi, per essere innovativi, per essere creativi, per togliere l'eccessivo peso fiscale, per tutte queste cose. Quindi è... però è una condizione necessaria, perché se poi dopo io, supponiamo anche che abbiamo la famosa BCE come la Fed scritto tutto attaccato, no? Perché così viene meglio come concetto, ho la BCE come la Fed che compra tutti e lo spread si azzera, quindi domani spread zero, perché a quel punto lì uno dice benissimo, è tutto a posto. Dal punto di vista dei conti pubblici abbiamo un sollievo ovviamente, perché andiamo a pagare meno interessi sul debito, no? E quindi bella cosa. Ma non ci fa vendere un bullone in più, noi dobbiamo risolvere questo benedetto problema delle competitività e dei gap di competitività che abbiamo all'interno del sistema, e si risolve solo in quei due modi che ho detto io. Poi dopo, per carità, sulla carta possiamo anche sognare un mondo in cui detassiamo così tanto, no, il lavoro, cose di questo tipo, che quindi funziona quasi come se fosse una svalutazione, ma non ce la faremo mai, perché in questo momento noi dovremmo svalutare, per essere a pari, non in vantaggio, dovremmo svalutare circa del 25% nei confronti della Germania, no? E se tu detassi del 25%, poi significa che il gettito non ce l'hai più, e dato che in ogni caso il debito non è nostro, perché è stampato in valuta estera, perché alla fine la BCE deve fare come la Fed, ma può anche non farlo, no? Il risultato finale è che siamo totalmente con le spalle al muro. Anche se la BCE ha solo promesso, non ha ancora acquistato nessun tipo. Ah, non ha ancora acquistato niente. Quando abbiamo svalutato non c'è stato questo problema, anzi l'anno dopo la bilancia dei pagamenti è salita, non è vero? Svalutato del 20 e passa per cento nel 92. Esatto, più la svalutazione chiaramente sui mercati, alla fine non abbiamo avuto questi effetti, quindi non è vero, anche questo è un problema. C'erano prima, non dopo. Prima c'era Amato che ci toglieva i soldi direttamente nottetempo dai conti correnti per cercare di tamponare i buchi, prima. Dopo, una volta, e però perché ci dicevano che c'era il babau nel bosco, cioè ci dicevano, attenzione, che se usciamo dallo SME, le materie prime, la benzina, la carriola, delle monete, cose di questo tipo. È terrorismo economico. Il fatto che l'abbiamo provato già ce lo prova. Nel momento stesso in cui noi siamo usciti e abbiamo svalutato del 20%, gli altri, chi ci esportava i loro prodotti, hanno rinunciato al loro profitto per non perdere quote di mercato. L'inflazione è scesa, perché era al 5%, è andata al 4,5%, questi sono dati che si possono riscontrare da qualsiasi parte, e le nostre imprese hanno cominciato ad andare meglio, miracolo. In sostanza, in pratica, noi esportando così tanto andiamo a colmare, pur avendo una... Assolutamente sì. È già successo, quindi non vedo. Noi siamo il tessuto industriale italiano è esportatore. La Grecia in questo momento è un problema serissimo, perché come va detto la Loretta Napoleoni non ha più industria manifatturiera, quindi se svaluta cosa fa? Ha una pizza di fango con cui deve pagare tutto, no, dall'esterno. Caspita, per noi non è così. Certo, c'è il problema dell'energia, sono d'accordo con lei, il petrolio non ce l'abbiamo, ma
Quant'è il costo delle accise sulla nostra benzina e quant'è il costo del litro di benzina? 75%. Cioè, 75% sono le accise sulla benzina. Alla fine abbiamo tanto di quel margine, poi tutte le materie prime sono cose che oscillano normalmente del 100, del 200%, se noi andiamo a vedere come spostamento normale, eppure non capita niente. Il petrolio era a $130 al barile non molto tempo fa, no? Eppure siamo ancora vivi. Però se noi aspettiamo un po' di più, visto che noi chiudiamo ogni giorno chiudono 1000 imprese in Italia, 1000 imprese, quindi se aspettiamo un pochino di più arriviamo alla pizza di fango della Grecia. Sì. Cioè quel signore, guardi, quello che noi dobbiamo fare è questa rinegoziazione del debito in uscita dall'euro, e ne abbiamo parlato prima, quindi se noi abbiamo il 45% del debito nelle mani del mercato internazionale, rinegoziare una riduzione anche del 50% secondo me è possibilissima, visto che alla Grecia gli hanno abbonato il 75%, però farlo da una posizione di forza, non da una posizione di debolezza, capisce? Non farlo quando abbiamo i mercati che ci aumentano lo spread quotidianamente di un punto percentuale. Quindi facendo questo tipo di rinegoziazione noi sicuramente quel debito non lo dovremo ripagare in euro e non aumenterà nel tempo attraverso il processo della svalutazione. È tutta una questione di negoziazione. Il costo, lei si riferisce al costo della trasformazione della moneta dall'euro a un'altra moneta? Guardi, ci sono degli studi che sono stati fatti ad ottobre del 2011 a Londra, e le posso dire che in 3 giorni sarebbe possibile trasformare tutta quanta la moneta. Quindi, si è parlato di riduzione del PIL, ma guardi, si può parlare di tutto, perché qui si dice di tutto di più. No, allora, è il terrorismo della cosa. Ma guardi, è una cosa molto semplice. Noi si immagini che noi domani usciamo dall'euro, no? Cioè, e risolviamo il problema tecnico del fatto della moneta. Supponiamo che tutti abbiamo in mano la carta di credito invece delle banconote, no? A quel punto lì non c'è problema, perché noi basta riconvertire, no, le macchinette, e a quel punto lì noi siamo a posto. Tutti i prezzi vengono cambiati uno a uno, vale a dire la mia pensione era 1000 euro, diventa 1000 fiorini. I prezzi del libro sono 12 euro, diventano 12 fiorini, e così questo tipo. Noi neanche ce ne accorgiamo. Neanche ce ne accorgiamo. Il debito e tutti i contratti su legge italiana vengono convertiti. Tutti i mutui passano in fiorini. Perché cosa succede? Quando noi siamo passati dalla lira all'euro, mica abbiamo continuato a pagare il mutuo in lire, siamo andati avanti a pagarlo in euro perché è stato convertito. Quindi la conversione è cosa ben diversa dal tasso di cambio. La conversione è uno a uno, si farà solo così, quindi noi passiamo a un fiorino, un dadino, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, no? Questo fiorino e questo dadino si svaluterà nei confronti delle altre monete, presumibilmente, anche se io sono convinto che non di tanto, perché la svalutazione al momento già ce l'abbiamo nelle cose, lo spread è una svalutazione. Il fatto che ci sia due titoli di Stato che dovrebbero essere uguali, ma uno costa 140, l'altro costa 80, è la svalutazione, sono soldi che sono usciti da qui e sono andati là. E questi poi si pareggiano, ritornano 100 e 100 una volta che poi dopo viene cessa questa anomalia. Ma il PIL o le cose, cioè il potere, dov'è il danno? È il potere d'acquisto nei confronti dell'estero, ma noi non andiamo a fare la spesa a Düsseldorf. Allora, certo, se uno la sua dieta è krauto e würstel proveniente da Essen, caspita, sì, probabilmente gli costerà un po' di più. La BMW non ce la compriamo più, la quella BMW, è sicuro. La BMW forse non la paga, forse non se posso dire, perché abbiamo la Bayer, non è mica italiana. Attenzione, quasi tutte le produzioni estere sono in larga parte sostituibili velocemente con produzioni italiane, ma non ci sarà bisogno, perché noi abbiamo visto
L'esempio del 92 e di altre cose, che semplicemente gli altri paesi riducono il loro profitto per evitare che una fabbrica italiana apra di corsa per produrre quello che fanno loro. Vi dico un nome a caso, Zara. Vi porrete, Zara non è che è una multinazionale, no, spagnola, vende i suoi vestiti. Ma voi credete che il vestito di Zara costi di più in Italia o costi di più in Germania? Costa di più in Italia. Quindi il signor Zara, molto semplicemente, nel momento stesso in cui diventa più conveniente il vestito di Benetton, dico un altro nome a caso che mi possono anche non stare simpatici, abbatte il suo tasso di profitto, che in questo momento è più alto qua da noi rispetto ad altri, per non perdere quote di mercato. E le possibilità sono due: o abbatte le sue quote, il suo profitto, e per noi i prezzi non cambiano, o non lo abbatte e le nostre imprese assumono più persone. Semplice. IKEA è più caro all'estero. Eh? IKEA è più caro all'estero. Ma non lo so. Non lo so. IKEA non lo so. Va bene. Quando siamo passati, noi diamo. Nel mondo salvastati ogni paese dà una quantità proporzionale alla propria economia. Siccome noi siamo la terza economia di Eurolandia, quindi dopo la Francia, dopo la Germania e la Francia, è chiaro, noi abbiamo dato in proporzione di più della Spagna, della Grecia, del Portogallo. Noi siamo la Cenerentola d'Europa, paghiamo di più. Ma questo, guardi signora, le dico che il giorno in cui hanno firmato il fondo salvastati, il Financial Times è uscito con un titolo dicendo: anche se l'avessero voluto fare, non avrebbero potuto creare un'idiozia così grande. Così è uscito il Financial Times. No, se si può, se no... Posso... Mi sa che